sicuramente abbiamo veramente fatto un bel percorso, siamo stracontenti e strafelici di questo gruppo che ci ha dato delle soddisfazioni veramente incredibili. Il nostro lavoro finalmente si è concretizzato in qualcosa di veramente bello e soddisfacente, proprio un bel percorso, siamo stracontenti. Peraltro vincendo una finale intanto contro una squadra che rappresenta un mostro sacro della pallamano giovanile italiana e non solo, contro Cassano Magnago, e poi una squadra che ha dimostrato una grande tenuta mentale perché è stata una finale molto combattuta. Sì, sì, sicuramente le ragazze hanno tenuto tanto, erano alla fine soprattutto belle concentrate e ci tenevano veramente una conclusione veramente bella di questo campionato, perché comunque ci ha visto veramente partita dopo partita crescere e veramente fare delle bellissime cose e vedere anche dei bei giocatori e delle belle giocatrici viaggiare bene a alto livello. Siamo veramente molto contenti. Quest'anno è stato anche su un altro versante un anno storico per il Tusce Prato, perché avete assaggiato il campionato di Serie 1, poi la stagione non si è conclusa forse come speravate, sicuramente no, però tante di queste ragazze erano in campo anche nel campionato di Serie 1. Che cosa c'è nei progetti futuri di questa società? Ma sicuramente c'è la voglia di continuare a far crescere queste ragazze, perché quest'anno abbiamo fatto veramente un'annata bella tosta, abbiamo fatto tantissime partite perché abbiamo fatto anche un campionato di A2 con quasi tutta questa squadra e di partite sono state fatte tante, le ragazze sono cresciute sempre di più e in futuro vogliamo che questo gruppo continui magari a regalarci queste bellissime soddisfazioni, perché sono un bel gruppo e sono cresciute da quando erano bambine e, come hai detto te, hanno vinto anche lo scudetto Under 15, quindi ci aspettiamo veramente ancora tanta soddisfazione.